Stiamo per entrare in fascia protetta, ma l'atmosfera va scaldata dal nostro grande esperto sessuale Mattioschi. A te la parola, grande apoplettico. Raccontaci le tue storie hot per prepararci a dovere alla fascia protetta. Sì, l'angolo del sesso del grande Mattioschi è tornato. Questo venerdì si fa veramente attendere, un momento caldo e emozionante, no? Sì, 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 i lubrificanti vengono caricati tutta settimana per arrivare a questo momento. Perché sto parlando così, tra l'altro? Non lo so, mi stai facendo emozionare e arrapare. Immagino. Direi di non perderci in altre chiacchiere e di passare direttamente al racconto erotico della nostra cara Teresina Prugnettini. Sempre lei, la migliore. Poetessa dell'Eros. Bene, partiamo immediatamente. Di Teresina Prugnettini, poetessa dell'Eros, la rocambolesca avventura di Eloisia e il colonnello. Nella calura cocente del mese di luglio, Coddue che caldo! La Eloisia, una delle tuse più sebelle della Valtellina, com'è che ti chiamato? Sarai tu una tusa! Si recava al torrente per lavare i panni dei suoi fratelli. Ma che cazzo è una tusa? Talle che ella era tanto tanto senza vergogna. Non capisco che cazzo se ne legge. Boh, vabbè. Talle che ella era tanto tanto senza vergogna. Ti faccio vedere le tette. Che quel giorno col sole che gli batteva sul collo. 50 bocche e 100 amore, il prezzo del sole, amico mio. Scegli il sole, chi prova il sole non lo cambia più. Accaldata si sfilò il vestitino e si mise a stendere tutta ignuda e scandalosa. Passava di lì l'Aristide, un bel giovanotto colonnello dell'esercito. Un, due, un, due. Lei non lo vide ed ello, imbarazzato, si mise a dispiarla da dietro i rami di un vecchio cipresso. Oh, che bella topa! Stasera scolerò la pasta col suo culo. Guardava vizioso il suo corpo giovanile. I biondi riccioli d'oro sciolti sulle spalle. Io adoro l'oro! La bella pelle candida ed anche la sua valle della fertilità. Voglio piantare il mio pisello, l'ortaggio. Nella valle della fertilità, già che lei stendeva con la favorita libera al vento. Sì, la favorita con la roba lì. La tapina, voltandosi, se ne accorse subito. Mannaggia! Ma maliziosa, come gatta gravida, seguitò a fare il bucato. Anzi, mettendosi in posizioni quanto mai sconce e sconvenienti. Guarda Milano, che bella città! Il colonnello fissava la porcella con sguardi peccaminosi. Com'è uno sguardo peccaminoso? Ma in sé la galanteria dei suoi tempi gli proibiva di uscire dal suo misterioso covo segreto. Che cosa mi trattiene qua dentro? Quella sera, nella sua branda, prima di prender sonno, ci pensò parecchio. E mi alzai cieco. Il giorno seguente la scena si ripeté, e così per una settimana. Bene, sino a quando... Sino a quando la Eloisia, affannata sul da farsi e stanca della situazione, si mise ad urlare. Yeah! Disse anche queste cose qui. Oh te che paura, oh te che paura! Un serf mi ha morsicato la coscia! Chissà se un bel cavaliere verrà a salvarmi col suo... Chissà se un bel cavaliere verrà a salvarmi con il suo bel serio! Siero! Ah, infatti non capivo! Chissà se un bel cavaliere salvarmi col suo sierio. Chissà se un bel cavaliere verrà a salvarmi col suo sierio. Che puttana, perché non viene a chiamare? Siero. Chissà se un bel cavaliere verrà a salvarmi col suo bel siero. Allora, secondo me più che il siero vuole un'altra roba, però vabbè. I sordi? No, non i sordi. La saliva? No, mi sa che vuole il pupparuolo del colonnello. Hai capito, la porcella? Ma tra l'altro sono io difficoltà a dire colonnello? Sì, colonnello. Bene, allora... Hai difficoltà a dire siero, quindi. Bene, mi opererò la lingua, ma vedremo nella seconda parte come procede. Nel frattempo, vicenda. Mentre ci ascoltiamo la canzone, limoniamo così sciogliamo le nostre suave lingue. Imbarazzato, ma capendo però il tutto, il colonnello le si parò davanti. Ta-da! Uscendo da un cespuglio affannato. Orbene, che fate? Non vedete che
Nemmeno il tempo di abbassarsi che si accorse che non v'era ferita alcuna. Mi ha imbrogliato! E via allora la fulgida passione. Ta-ra-ta-ta-ta-ta. Gettarsi tra le sue braccia, baciandole i labbroni. I labbroni. E lei altrettanto, turgida, spursela. Uè, spursela! I due cominciarono a rotolarsi nel seminato. Mi è entrato un seme nel culo! Io a far le cose più che mai indecenti. Evadiamo l'IVA! Bramavano i loro corpi, gemendo, avvinghiati. 10, 20, 1000 baci, quanti se ne diedero quel giorno? 24.000 baci! Così continuarono per un mese d'estate, finché un giorno la Gelsomina, passando per caso, li vide. Io sto passando per caso e mi becco sto scangeria! Ma chi era costei? La Gelsomina, l'era una brutta ragazza. Sono brutta come la morte! Che però gli piaceva all'Aristide, tant'è che una volta gli chiese se la voleva sposare. Aristide, mi vuoi sposare anche se sono un cazzo di gesso putrido? Ma lui si era tanto rifiutato. Ma no, che schifo! Bruciatela, rispeditela all'inferno! E lei finì giù a piangere giorno e notte. Quando li vide, montò su tutte le furie. E meditò crudele vendetta. Crudele vendetta! E vedi, adesso è entrato un altro personaggio nella questa vicenda. Questa storia diventa veramente avvincente perché dopo l'amore si sta scatenando finalmente anche un risvolto di odio, rabbia. Esatto, una faida alla Beautiful. Mamma mia. Chissà cosa accadrà. Lo scopriremo nella terza parte dopo il pezzo. Fedez featuring Gianna Nannini, Nuvole di Fango su Radio Kissing, chi se ne frega, nel terzo ed ultimo appuntamento, no appuntamento, pezzo dedicato all'angolo del sesso del Bon Matioschi, che tra l'altro ha un'ulteriore sorpresa per noi. Il Bon Matioschi è un fan sfegatato di Gianna Nannini e quindi, visto che l'hai appena sentita, facci sentire la tua versione. Siamo schiavi del coraggio. Non ci sei, io non ci sono. Grandissimo. Sentiamoci la terza parte prima di farvi esplodere le casse. Yeah. Il giorno dopo, vedendola in strada, the next day, fece mille domande all'Eloisia sul perché e il per come l'era così contenta. Perché per come sei così contenta? Perché per come? Aspetta che siamo soltanto a 7, dobbiamo arrivare a 1000. Senza mai parlare di quello che aveva visto, ottenendo così una serie di risposte mica convincenti. Sono contenta perché ho vinto la lotteria e al bingo. Che la fecero ancor più uscire dai gangli. Arrabbiata, con una scusa la invitò la mattina seguente al pozzo della lavanderia. Domani mattina vieni al pozzo della lavanderia! E anche se la Eloisia non voleva andarci assieme perché voleva vedere il colonnello, io devo chiamare, non posso venire domani, acconsentì per via della tanta insistenza. Però ci vengo lo stesso perché mi hai frantumato 3/4 di minchia e l'ultimo quarto regge a stento. Arrivate presso quel luogo silenzioso, la Gelsomina chiese ancora se c'era un bel giovane che le avesse rubato il cuore. No, zitta, non chiedere niente, questo è un luogo silenzioso. Ma ella mentì ancora. No, proprio no. Fu così che allora, trattenendo a stento la rabbia, le chiese per cortesia di guardare se vedeva il suo anello. Guardami l'anello! Che prima, ahi lei, le era scivolato giù per il pozzo ed era tanto disperata. Mi è caduto nel pozzo e sono disperatissima, guarda una roba proprio. Inutile dire che quando la fanciulla si chinò, spepem! Yeah! Le diede un ruzzolo. Ma è tragicissimo. Le diede un ruzzolone tanto ma tanto forte che non fece neanche in tempo di urlare. Aspetta! Le diede un ruzzolone tanto ma tanto forte che non fece neanche a tempo di urlare. Ma prima stavo urlando, vabbè, rimangio tutto quello che ho urlato. Prima di annegare nelle acque del fondo. La festa della disperazione. Da quel giorno nessuno seppe più niente della Eloisia. E la Eloisia?
Boh, chi se ne frega. Tantomeno il colonnello, che la pensò più se tanto, ma poi alla fine si sposò con un'altra. Con le mani consumate, però. Questa è la fine delle Troie. Non è Sparta? No. Ma che finale tragico! Che finale tragico, è una storia che ha da insegnare un sacco di cose. Se non devi andare a mettere il becco sennò muori. Ho capito, ma se una brutta, no? Cioè, poverina, è bruttarella. Lui la rifiuta, lui ha diritto di farsi una vita con un'altra. Sì. E allora perché deve buttarla nel pozzo? Non lo so, non sono mica io la vecchia brutta. Non lo so, io mi aspettavo un trio, non lo so, un triangolare. Sicuramente ci ho pensato anch'io al menage à trois. Un bel triangolare estivo di partite, Milan-Inter. E invece niente, finite in tragedia, ma diciamo che le storie della Teresina ci riservano sempre sorprese. Quindi la ringraziamo tantissimo e vi diamo appuntamento con l'angolo del buon Matioschi che ci accompagna verso la fascia protetta a venerdì prossimo. E adesso sai cosa facciamo? Ma secondo me slinguiamo ancora un po', no, per le lingue. No, non entriamo in fascia protetta. Ma perché? Ma io volevo continuare ancora. E invece no, fascia protetta!